Buonasera, serata un po' moscia dal punto di vista calcistico dopo la scorpacciata di calcio internazionale di questi 3 giorni. Ci sta Salernitana-Lecce 0-0, in Serie B stanno giocando Brescia e Benevento e sono sullo 0-0. Ora ho girato al tablet a Nottingham Fulham 1-0, per il resto ho fatto il video su Haaland oggi pomeriggio, pochi riscontri ancora. Volevate il racconto di USA 94? Eccolo, tanto tra poco si entrerà in atmosfera mondiale. Allora, USA 94, un mondiale spartiacque. In che senso? In parecchi sensi. Innanzitutto è l'ultimo mondiale a 24 squadre. Da Francia 98 saranno 32. È il primo mondiale che ai gironi alla vittoria assegna 3 punti anziché 2. E poi è l'ultimo mondiale, diciamo, con il calcio vero, perché nel 98 ci sarà la sentenza, nel 96 ci sarà la sentenza Bosman che stravolgerà tutto il calcio europeo, secondo me in peggio, in peggio. E poi vabbè, poi ci farò un video su questo. Commissario tecnico della nazionale, signora Arrigo Sacchi. Signora Arrigo Sacchi, che è il primo CT che non vuole i più forti in assoluto, lui vuole quelli adatti al suo modulo. I danni che fa il giochismo, e vedrete. Di Arrigo Sacchi la storia la conoscete, ha fatto grande il Milan, ha cambiato forse mentalità calcio italiano, ma una volta arrivati in nazionale iniziano i problemi. Iniziano i problemi sin dal girone di qualificazione, dove becchiamo la Scozia, che si era sempre qualificata ai mondiali fino ad allora. Intanto Lecce in vantaggio, signori. Lecce in vantaggio a Salerno, signori. Stavamo dicendo, mi sa un altro gol sulla cazzata della costruzione dal basso, se non ho visto male. Allora, stavo dicendo, intanto, becchiamo la Scozia. Il Portogallo, squadra giovane, ma i giovani si chiamano Figo, Rui Costa, Fernando Couto, Paulo Sousa, Vitor Bahia in porta, insomma una squadra con i controcazzi. La Svizzera, oh, vediamo il gol del Lecce. Poi Malta ed Estonia, perché l'Estonia è da ricordare? Perché no, è un contropiede, non è roba di costruzione dal basso, fa un gran gol comunque. Perché l'Estonia è da ricordare? Perché c'era un terzino che batteva le rimesse laterali con una sorta di capriole. Allora, c'è un antefatto prima delle qualificazioni, siamo nel 92, un anno tragico per noi italiani, tragico. Al momento, come cronaca, e per quello che sarebbe venuto dopo. Prima amichevole stagionale, si gioca in Olanda, in casa dell'Olanda di Gullit, di Van Basten, di Rijkaard, Bergkamp, Koeman, insomma uno squadrone. Andiamo sotto di 2 gol, doppietta di Bergkamp, e poi rimontiamo con reti di Baggio, Vialli e mi pare di Eranio. Quindi qual è il miglior viatico per la prima partita con la Svizzera? Che comunque Svizzera, sì, ha vinto 2 partite, però noi siamo l'Italia, siamo un calcio che domina a livello europeo già da 3-4 anni, quindi però lui, Sacchi, che cerca quelli più adatti al suo ruolo, al suo gioco e non i più forti, manda in campo una formazione, marcheggia l'importa perché nel frattempo ha già fatto fuori Walter Zenga, uno. Lui quelli di carattere non li voleva, ha già fatto fuori Walter Zenga, uno, Sacchi, marcheggiano in porta. Franco Baresi aveva annunciato il ritiro dalla nazionale, Franco Baresi. Insomma, della vecchia rimangono Maldini, Vialli, Roberto Baggio. Insomma, è una forma, c'è Eranio, c'è Lanna, insomma, una formazione un po' sperimentale. La partita è di una noia mortale per una ventina di minuti, poi un cross di Alain Sutter, un'ala, capelli lunghi, biondi della Svizzera, un bel giocatore direi.
un cross, Marchegiani va, che è quello che ha il club di Caressa con Sky, Luca Marchegiani, va a far falle e gli svizzeri vanno in vantaggio, ma il peggio deve ancora venire. Quell'anno viene cambiata la regola del retropassaggio al portiere, perché fino ad allora il portiere poteva raccogliere la palla con le mani, da allora non poteva più prenderla con le mani, ma doveva giocarla con i piedi. E noi cominciò la moda dei portieri che giocano la palla con i piedi, fino ad arrivare all'aberrazione totale della costruzione dal basso di questi anni. Lì c'è la prima cagata che io ricordi di costruzione dal basso. Siamo sotto 1-0, siamo sotto 1-0. Retropassaggio a Marchegiani, che non è che 10 metri fuori dall'area di rigore, non si sa perché. Però Marchegiani, chissà come cazzo gli viene, prova a dribblare l'attaccante, che l'attaccante non era un attaccantino così, era Chapuisat del Borussia Dortmund, quindi si fa fottere la palla e siamo sotto 2-0. È così. Ecco, vedete i danni del gioco quando non sei abituato, quando è un'altra cultura e vuoi cambiarla. Vedete che cazzo combinano gli allenatori. Sempre per tornare ai giorni di oggi. Nel secondo tempo veramente la squadra non c'è, ah, cioè la Juve di Allegri di questi periodi, in confronto a quella nazionale come gioco, sembra il Barcellona di Guardiola al confronto, per dirvene una. Raga, non ne azzecchiamo un passaggio, non facciamo un tiro in porta, addirittura la Svizzera sfiora più volte il terzo gol. Se non che, cosa insolita per gli svizzeri, a 2-3 minuti dalla fine, siamo sotto 2-0. Uno svizzero sbaglia l'uscita dalla difesa, recuperiamo la palla, va a Baggio, un grandezza sul primo palo, 2-1. L'arbitro dà 3-4 minuti di recupero, quando mancano 20 secondi alla fine, perché poi li paghi 20 secondi, vedi Euro 2000, 20 secondi alla fine, palla erario, missile e 2-2. La partita successiva andiamo in Scozia, mi sa che il Lecce fa 2-0? No, andiamo in Scozia, una sofferenza, raga, ma riusciamo a portare a casa lo 0-0. Poi si va a Malta nel girone, è chiaro, con la squadra che abbiamo dovremmo fare 5-6 gol, anche se la nostra nazionale non è mai stata famosa per le goleade, anche contro avversari di questo tipo. Primo tempo 0-0 a Malta, giochiamo di merda come sempre. Fa gol Vialli nel secondo tempo, poi fa il gol Signori, primo gol in nazionale. Nel finale, loro nel frattempo, Sacchi, memore della partita con la Svizzera, non so a quale santo si è votato, ha mandato non so chi per convincere Baresi a tornare in nazionale. Baresi accetta, gioca a Malta. Sul finire della partita viene espulso perché prende con le mani in aria il pallone. Rigore per Malta, che Pagliuca para. Che Pagliuca para. Attenzione, Pagliuca, non c'è già più, ha già il secondo portiere che cambia Sacchi dopo aver fatto fuori Zenga in estate. Vabbè. Che cosa succede poi? E cosa succede? Che dopo 2 minuti i maltesi ci fanno gol. Siamo in 10. Insomma, gli ultimi 2-3 minuti sono tremendi. Rischiamo veramente di essere raggiunti sul pareggio. E qui c'è il primo, c'è il secondo, la seconda vittima illustre di Sacchi, Gianluca Vialli. Praticamente annuncia Urbi et Orbi che Vialli, tra l'altro, non stava attraversando. Era il primo anno alla Juve, Vialli. Non stava attraversando un grande periodo di forma. Sacchi litiga con Vialli, che non sarà più chiamato in nazionale. Intanto la prossima partita si va in Portogallo contro una squadra che a livello giovanile è bicampione del mondo. Tanto per dirne una, ribadisco: Figo, Rui Costa, Paulo Sousa, Fernando Couto, João Vieira Pinto, Vitor Baia in porta, e più c'è l'anziano ma forte Futre. Diciamo, e lì abbiamo la nazionale che non ti aspetti. Pronti via, sui primi 20 minuti giochiamo benissimo.
Giochiamo benissimo, andiamo due volte in gol, una con Baggio, una con Casiraghi. Nel secondo tempo, a proposito di VAR, i portoghesi segnano di mano con Fernando Couto. Insomma, poi pigliano pali, si mangiano gol davanti alla porta. Se non che, ecco spuntare uno dei maggiori salvatori del culo di Arrigo Sacchi, che si chiamava Dino Baggio. Dino Baggio riceve palla 30 metri più o meno, lascia partire una staffilata e vinciamo la partita. Poi di lì, vabbè, vinciamo con le Cenerentole, e poi si va in Svizzera. Si va in Svizzera a maggio, mi sa l'1 di maggio. Non era il periodo ideale per far giocare la nazionale. All'epoca non c'era il calendario stabilito, il calendario unico per tutti. All'epoca le cinque federazioni sorteggiate, 5 o 6, si mettevano d'accordo sulla data. Noi fissiamo sulla Svizzera-Italia, convinti che la Svizzera, se non è una Cenerentola, poco ci manca. Andiamo in Svizzera con tre squadre italiane già qualificate alle finali di Coppa: Milan, Juventus e Parma. Per la cronaca, Juve e Parma vinceranno la Coppa, il Milan perderà la finale con Marsiglia. Lo ricordo benissimo perché è il periodo che sono partito a militare. Lo ricordo benissimo. E niente, in Svizzera la partita di merda. Gli svizzeri neanche sono brillantissimi. Dino Baggio si fa buttare fuori. Sbagliamo il fuorigioco, gli svizzeri segnano e perdiamo. Insomma, poi in autunno ci trascineremo questa situazione col fiatone, con questo che convoca quelli adatti a lui e lascia a casa gente come, poi vi spiego al momento delle convocazioni, chi lascerà a casa Sacchi, nel nome del suo giuochismo fanatico. Allora, in autunno, proprio la stagione dei mondiali, diciamo, l'ultima parte delle qualificazioni. Vabbè, vinciamo. Baggio nel frattempo ha vinto il pallone d'oro, è la stella conclamata. E all'epoca lui e Romario erano i migliori giocatori. Lui, Romario e Stoichkov erano i migliori giocatori al mondo, loro. Perché Van Basten era alle prese con le caviglie, non avrebbe più giocato e tutto il resto. Insomma, battiamo la Scozia, non se a Roma, senza, non senza qualche apprensione. E poi c'è la partita decisiva Italia-Portogallo a Milano. Italia-Portogallo a Milano, dove vinciamo con un gol a 5 minuti dalla fine di Dino Baggio e ci qualifichiamo al mondiale. Proprio il Portogallo lo eliminiamo noi in tutto e per tutto, battendolo in andata e ritorno e soprattutto perdendo lasciando 3 punti su 4 la Svizzera, che saranno decisivi per gli svizzeri per la qualificazione. Quindi quel Portogallo l'abbiamo eliminato in tutti i sensi noi. Quindi altri tempi, eh. Allora, poi c'è il sorteggio. Sorteggio. Diciamo che non è che ci siano grossi spauracchi, anche perché a quel mondiale mancheranno la qualificazione squadre come Francia, Inghilterra, la Francia addirittura peggio dell'Italia di Mancini. La Francia bastava un punto fra Israele e Bulgaria in casa, da giocare in casa, le perse tutte e due. Cioè, incredibile. Ed era già una buona Francia, aveva già quasi tutti quelli che avrebbero vinto il mondiale 4 anni dopo, eh. In più Papin e Cantona. Quindi aveva già una bella squadretta la Francia. Eppure riuscì a mancare quel mondiale. Non si sa, misteri del calcio. Anche l'Inghilterra non si qua manca la qualificazione. Non c'è più l'Unione Sovietica, ma si qualifica la Russia, che è una squadra di poco conto, anche perché non può più contare sugli ucraini. Non può più contare sugli ucraini. In più molti giocatori russi per questioni di soldi non vogliono giocare perché la federazione non li pagava, insomma un casino.
L'Olanda, che non è testa di serie, però non ha Van Basten. Gullit rinuncerà al mondiale, Gullit, e Rijkaard non è più quello di prima. Cioè, c'è Bergkamp che ha deluso all'Inter, ci sono Bergkamp e Jong che hanno fatto cagare all'Inter. Chi altro? La Spagna non era certo la Spagna di questi anni. Niente, in pratica non ci si aspetta grossi ostacoli nei gironi, anche perché le squadre forti, Brasile, Argentina, Germania, sono tutte teste di serie. Nel girone becchiamo Leire, l'Irlanda, la Norvegia e il Messico. Becchiamo. Ma ora veniamo alle convocazioni. E qui viene il bello. Vedete i danni del giochismo. Lui ricorda, Sacchi convoca quelli adatti al suo gioco, non i più forti. Difatti lascia a casa gente come Gianluca Vialli, Mancini, Vierchowod, Lombardo, Giannini della Roma, chi altri? E ce n'è Walter Zenga, Bergomi, Ferri. Cioè, vedete chi cazzo lasciamo a casa quell'anno lì? Vedete che e alla fine del racconto vedete se non vi rode il culo. E vedete se non vi rode il culo. E se non la pensate come me sul giochismo. Vedete come vi roderà il culo. Allora, qualche amichevole poco brillante, come da grande tradizione italiana. Nel frattempo, a livello di club, è stata un'altra annata molto molto positiva, con l'Inter che vince la Coppa UEFA, il Milan vince la Coppa dei Campioni, il Parma perde la finale di Coppa delle Coppe, il Cagliari, in cui giocava Allegri, in semifinale di Coppa UEFA, che eliminò la Juve, quel Cagliari, dai quarti di Coppa UEFA. Insomma, il calcio italiano allora era tanta, tanta, tantissima roba. Ricordiamo, siamo prima della sentenza Bosman, potevano giocare solo tre stranieri. Potevano giocare, ricordatelo questo. E niente, nel frattempo il Milan ha schiantato il Barcellona per 4-0. Le stelle annunciate sono Romario del Brasile, la Germania, ovviamente la Germania campione del mondo, che è praticamente la stessa squadra invecchiata del 90, invecchiata di 4 anni. Dico le favorite. Il Brasile ha Romario, Bebeto. Questi giocatori qua non hanno convocato Carica, non si, no, Carica rinunciò alla nazionale, non so perché. E poi, secondo me, noi eravamo tra i massimi favoriti, anche perché i giocatori più attesi erano, oltre ai Romari, c'era Baggio, Maldini e Baresi. Cioè, eravamo una grossa, grossa, grossa squadra. E nonostante tutto, abbiamo lasciato a casa gente come Vialli, Mancini, Vierchowod, Lombardo, Walter Zenga, Bergomi, Ferri, chi altri? Ciro Ferrara, è vero. Ciro Ferrara. Insomma, fior di giocatori veramente abbiamo lasciato a casa. Peruzzi, il portiere della Juventus. Perché lui come portieri scelse Pagliuca, Marchegiani, Bucci. Bucci del suo Parma. Vabbè, chiudo qua la prima parte del video su Susa 94. E poi viene il bello.